La domanda che ci stiamo ponendo qui stasera mi piace molto perché l'idea di mettere la condizione di pensare al coetaneo come qualcosa di non definitivo, no? Qualcosa che qualcuno che può essere vissuto da un'altra parte e che forse tra qualche anno vivrà da qualche altra parte. E questo mi piace, la provvisorietà, certo le radici sono importanti, però la provvisorietà mi piace perché mi aiuta a rimanere sveglio, allerta e pronto alle nuove ispirazioni. E forse perché proprio io, ovviamente, non sono nato ad Ancona, vengo dall'Abruzzo, ho vissuto 10 anni a Bologna, dove sono laureato, ho avuto questa avventura anche con la musica, consorzio produttori indipendenti negli anni 90, il rock, abbiamo viaggiato un po' tutta Italia, ho visto l'Italia nella bellezza delle sue diversità, io sono un amante proprio delle diversità, credo che sia sempre un valore aggiunto, e mi sono trovato ad Ancona proprio valorizzando queste diversità. Sono entrato per caso, una mia amica per caso mi aveva detto vieni ad Ancona qualche giorno. Dovevo restare qualche giorno e di fatto ancora devo ripartire. Sono passati 16 anni, 13 anni, scusate, ho due bambini nel frattempo, una moglie e l'avventura con la Luna che è una cosa entusiasmante, è una comunità pazzesca di cui mi sono subito innamorato. E diciamo, la chiave di tutto è stato forse proprio il punto di vista, la visuale esterna, no? Su Ancona e sulla realtà che stavo vivendo con la Luna e con quella comunità. Vederla da fuori aiuta a rimanere sempre appunto pronti a nuove idee, a nuove ispirazioni. E quello ovviamente quando passano gli anni, quando si rimane molto dentro la stessa cosa, si tende un po' a perdere questo punto di vista. Per cui questa rete internazionale di persone con le quali abbiamo la fortuna di lavorare mi è servita per mantenere sveglia un po' questa voglia di fare, questa continua ricerca di ispirazione. E allora quando vengono con noi, io li porto in macchina, in giro, li porto a vedere i posti che mi hanno affascinato la prima volta che sono venuto qui. E allora, ad esempio, la Piazza del Papa, questa moltitudine di persone che venerdì sera parla, magari qualcuno criticherà, ma a me piace molto, mi affascina molto il fatto stesso che questo brusio continuo, queste persone che parlano, che comunicano, la comunicazione che è alla base di qualsiasi civiltà, no? E anche il fatto, per esempio, la multietnicità di Corso Carlo Alberto, io abito lì vicino, è un altro valore aggiunto. Certo, i monumenti ce ne sono tanti ed sono bellissimi, però mi piace far scoprire le cose che io ho amato. Mi ricordo, ero agli Angeli con la macchina, con la coreografa di Beyoncé, lei di Los Angeles, quando siamo arrivati sopra mi ha detto Cristiano, stop the car! Che cos'è questo? Ho detto, queste sono le colline, bellissime. Non le aveva mai viste così. Per questo, ecco, valorizzare il posto in cui siamo, e questo mi aiuta sempre a continuare, ad avere sempre questo grande entusiasmo e sentirmi fortunato di quello che sto vivendo. Per questo, se dovessi pensare a quello che voglio, quello che vorrei fare, vorrei ripensare ancora una volta al mio passato, tra qualche anno, e scoprire di essere restato ad Ancona ancora per 10 anni e ancora non essere ripartito. Grazie.